una definizione che è tempo, cioè la vita che nasce, la forma. L'astrologia si occupa della forma delle cose, del tempo delle cose. In particolare poi l'astrologia dalla Terra, perché l'astrologia da un'altra galassia è un'altra cosa, o dalla stessa Luna, per chi di voi ci va di frequente, è un'altra cosa, dalla Terra, l'astrologia terrestre, in particolare si fissa proprio su delle luci particolari che si muovono in una fascia, che è la fascia dell'eclittica, e queste luci sono i pianeti, planetas, che girano sempre in quel cerchio, in quella zona, e muovendosi dettano il tempo per i terrestri, per tutto ciò che vive sulla Terra. Il campo dell'astrologia, quello di cui si occupa davvero l'astrologia, è la relazione che c'è tra il tempo e la vita. Tutto ciò che vive sulla Terra è inserito in un tempo, e il lavoro degli astrologi è di aiutare a leggere la vita attraverso la lettura del tempo, che è disegnata da questo grande movimento che da sempre c'è nel cielo. Questo movimento delle luci nel cielo, cioè dei pianeti, dello stesso Sole, chiaramente il Sole detta il giorno, la notte, le stagioni, la Luna, ma Mercurio, Venere, Marte, fin dai tempi più antichi, fin proprio dal primo uomo che ha alzato la testa verso il cielo, lì ha iniziato l'osservazione, a guardare, come se noi stessimo qui davanti al lago di Pirilucco per un giorno, 10 giorni, 100 giorni, 1000 giorni, un anno, 10 anni, 1000 anni, senza mai spostarci. Capiremo dopo un po' di tempo che c'è una correlazione tra il movimento delle luci planetarie, delle stelle, dei pianeti, e tutto ciò che vive sulla Terra e la vita. Questo è il campo dell'astrologia, la relazione tra il tempo che scorre e la vita. Mai nella storia c'è stato lo stesso disegno nel cielo, mai. Il disegno muta sempre, le relazioni tra i pianeti sono sempre diverse, differenti, e il cammino che queste luci percorrono è appunto attraverso la fascia dell'eclittica, dove gli uomini anticamente hanno visto, hanno riconosciuto delle forme. Zodiaco deriva da Zos, delle forme di animali, poi delle forme che per le varie culture sono via via cambiate. Da noi la forma prende appunto questo cammino diviso per 12 spicchi, prende appunto i nomi di Ariete, di Toro, di Gemelli. Poi non c'è una corrispondenza tra il segno e le costellazioni. Quando noi diciamo che Giove è nei Gemelli, in realtà non è nei Gemelli, ma è in quello spicchio dello zodiaco che va dal 60° al 90° grado, che noi chiamiamo Gemelli. Questo per la precessione degli equinozi, non c'è più identità tra il segno e le costellazioni. Quindi il compito dell'astrologo è appunto studiare la vita attraverso la lettura del cielo, o perlomeno rispondere ai grandi interrogativi dell'esistenza attraverso questo aiuto che ci viene dai ritmi planetari. Chiaramente adesso nel 2000 noi facciamo un po' fatica a capire questo da un punto di vista, diciamo, scientifico, perché con l'avvento dell'illuminismo e dell'epoca della ragione, questo sapere che era centrale nel Medioevo, nel Rinascimento e in tutte le civiltà antiche è stato un pochino messo in secondo piano, è stato rimosso. Per cui l'astrologia che è arrivata poi nel Novecento era un'astrologia che veniva applicata moltissimo sul piano esoterico, ma non sul piano pubblico, non era accettata l'astrologia pubblicamente. Adesso invece comincia a riprendere questa sua centralità, la centralità che aveva nel Rinascimento,
grazie anche al percorso che lungo il Novecento c'è stato di, ad esempio della psicanalisi, il recupero del simbolico. Nel corso del Novecento, piano piano, qualcosa è emerso al di là di una ragione che poi tanto ragionevole non è, perché poi l'astrologia ha la sua ragione, è una disciplina che di strano, di misterioso, di esoterico, di occulto non ha niente. L'astrologia è qualcosa che si può anche studiare semplicemente in 3-4 mesi, chiaramente poi ci sono tanti livelli, ma di misterioso, di occulto e di esoterico nell'astrologia non c'è proprio niente. È una scienza che basta studiarla, e quando poi una persona la studia, nei primi tempi, nei primi mesi, viene come attraversato da una strana forma di onnipotenza o di entusiasmo. Cioè l'astrologia è qualcosa che ci sorprende quando si incomincia a studiarla davvero. Chiaramente non parliamo dell'astrologia degli oroscopi, degli oroscopetti, o l'astrologia basata solo sui 12 segni. Quella non è astrologia, quella può essere un'introduzione alla vera astrologia. La vera astrologia è qualcosa che non è difficile da studiare, è molto semplice, non è nemmeno così complicata. Ci sono delle leggi molto semplici, e potremmo dire che, come nella musica, può fare un parallelismo senz'altro tra l'astrologia e la musica, come nella musica ci sono 12 note base, 7 note più 5 semitoni, così nell'astrologia ci sono 12 note base, che sono appunto questi 12 spicchi dello zodiaco che vanno dall'ariete ai pesci. E quindi l'astrologia poi generica, superficiale, quella degli oroscopi, quella dell'oroscopino, ad esempio, che io faccio su Vogue, su Repubblica, non è assolutamente scientifica. Quella è un'astrologia, diciamo, introduttiva, approssimativa, è un gioco, è una riflessione sui 12 simboli di base. In realtà nel tema individuale, nel tema natale, nel cielo, nel DNA di una singola persona sono presenti tutti i 12 segni. Potremmo dire che l'astrologia dell'individuo è il tempo fermato al momento della sua nascita. Quando una persona nasce, c'è un determinato disegno del cielo che gli astrologi fotografano per quel momento lì. Quel disegno non è mai stato uguale in precedenza e non sarà mai uguale nel futuro. Quel disegno è la stampa, lo stampino, la fotografia, il flash del tempo, con la T maiuscola, di un singolo individuo. Qui l'astrologia può studiare il carattere, la natura di quel tempo lì, di quella persona, di quell'individuo, attraverso la carta del cielo, attraverso quel disegno che abbiamo fatto. Quel disegno che abbiamo fatto rivela in un certo senso tutto. Poi sta la bravura del singolo interprete, perché le scienze che si basano sul simbolico si aprono all'interpretazione del simbolo. Quindi quando noi interpretiamo un albero, siamo dei pittori, se facciamo interpretare quell'albero da 10 pittori diversi, avremo 10 interpretazioni diverse di quell'albero, per cui anche l'interpretazione di quel tempo, cioè di quella individualità, cambia poi da astrologo e astrologo. Anche perché poi dobbiamo anche chiederci perché una persona si avvicina allo studio del proprio tema natale. Le motivazioni possono essere tantissime. In genere all'inizio quello che ci colpisce è la curiosità, l'attrazione di vedere che c'è qualcosa che ci parla di noi da fuori di noi. E quel qualcosa che ci parla di noi fuori di noi non è qualcosa di umano. Questo colpisce tantissimo.
sono